Alla presenza di rappresentanti del Comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale si è tenuta oggi nella nuova sede del Carneval d'Arsena in via Paolo Savi la conferenza stampa di presentazione del programma 2020. Il polpo, simbolo del rione, soffia sulle 50 candeline e festeggia quelle tradizionali 5 serate da venerdì 21 a martedì 25 febbraio. Sono numerosi i motivi di orgoglio per questa ricorrenza, ha detto il presidente Massimiliano Pagni. Siamo a meno di 2 giorni dall'inizio del 50° Carneval d'Arsena. Siamo arrivati al mezzo secolo, finalmente siamo pronti e partiamo. Da alcuni anni il fiore all'occhiello di Rione è il recupero delle maschere che torneranno a sfilare in via Coppino venerdì sera. Si aspettano una 30 di gruppi per un complesso di 1000 partecipanti. Ci sarà la musica, ma soprattutto ci saranno le carrette. La sfilata procederà lungo la via Coppino, dove ogni mascherata sarà presentata da Stefano Pasquinucci fino a raggiungere il tendone del Pala Easy Shop, dove andrà in scena la cena delle mascherate, ancora una volta affollatissima. Si parla di almeno 500-600 partecipanti. Venite a mangiare alle nostre cucine e poi vedetevi lo spettacolo di questi gruppi, molti giovani, non solo giovani, che hanno voglia di fare carnevale. Le cucine del Baccanale sono un vanto della festa rionale più antica. Quest'anno ci saranno diversi valori aggiunti. Intanto il contributo dello chef stellato Cristiano Tomei, di Reggino Doc e star televisiva dei Fornelli. Tomei ha voluto introdurre 2 novità. I tordelli con sugo di polpo e poi una sfida culinaria, la prova del polpo, che vedrà come giudici lo stesso Tomei e lo chef storico del Baccanale, Vincenzo Biagi, responsabile da anni delle cucine trabaccolare. L'amministrazione comunale da sempre molto vicina al Carneval d'Arsena, che è uno degli eventi più attesi all'interno dell'intero mese di Carnevale, e siamo vicini anche con un supporto che ci viene dalla regione, da ANCI.